Quali sono le criticità che emergono dal vostro rapporto? Purtroppo sono criticità vecchie, innanzitutto la manutenzione, la manutenzione però quella pesante, direi così, ancora la presenza di amianto, di barriere architettoniche, l'assenza delle certificazioni, quindi purtroppo molto c'è da fare e a nostro avviso molto sul piano strutturale, quindi della messa in sicurezza piuttosto che dell'abbellimento e del decoro, quindi i dati sono ancora una volta, ancora quest'anno, abbastanza negativi e preoccupanti. Un commento di Cittadinanza Attiva sul piano scuola. Diciamo, noi abbiamo apprezzato moltissimo la centralità data alla scuola, alle politiche della scuola, col piano scuole e con scuola buona e chiaramente di questo va dato atto a questo governo. Certamente però suggeriamo dei correttivi che ancora forse si è in tempo a prendere, cioè aver posto eccessivamente l'enfasi sul piano, sulla parte del piano scuole belle, secondo noi è disperdere significato e significherà disperdere risorse preziose, perché di fatto i problemi veri sono individuati in scuole sicure e in scuole nuove e che invece questi due filoni rispettivamente hanno preso meno fondi e soprattutto si sono concentrati gli interventi sulle regioni del nord a discapito di quelle del sud che invece sappiamo presentare i deficit strutturali e di insicurezza maggiori.